Apriamo questa manifestazione con un messaggio che ci è arrivato dalla Presidenza della Camera dei Deputati a firma dell'onorevole Laura Boldrini. Laura Boldrini ci dice questo: in questo giorno in cui ricordiamo e rendiamo omaggio alle 17 persone rimaste uccise dall'esplosione dell'Ordigno collocato nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, rinnovo alle famiglie delle vittime e alle loro associazioni la vicinanza della Camera dei Deputati e quella mia personale. Insieme ai sensi della mia più profonda stima e riconoscenza per aver tenacemente coltivato negli anni la memoria di quell'orribile strage consumatasi 45 anni fa. Quella delle stragi è stata una delle stagioni più buie che il nostro Paese abbia mai attraversato. Una lunga scia di sangue e terrore che ha percorso tutta l'Italia e che mirava a indebolire le istituzioni al fine di sovvertire l'ordine democratico. Ancor più odiosa fu la scelta di uccidere persone inermi, come quelle che quel 12 dicembre del 69 si trovavano all'interno della Banca Nazionale d'Agricoltura. Questa triste ricorrenza costituisce dunque l'occasione non solo per ricordare chi non c'è più, ma anche per tenere alta l'attenzione e stimolare la riflessione sui rischi che la nostra democrazia può ancora correre e dai quali non può ritenersi immune. Simili derive eversive possono essere arginate grazie alla partecipazione e all'impegno critico di tutti i cittadini, soprattutto dei più giovani. Partecipazione ed impegno critico che si alimentano attraverso il confronto, l'analisi e la trasmissione della memoria alle nuove generazioni. Di quell'impegno è parte essenziale la ricerca della verità, sia in sede storica che giudiziaria, e questa legittima aspirazione so essere stata troppe volte tradita. Lo scorso anno, in occasione del 44esimo anniversario, ho parlato dell'impegno di questa Presidenza per farsi promotrice di un patto di verità tra istituzione e società civile. In questo senso, fin dall'inizio di questa legislatura, la Presidenza della Camera ha attivato moltissime iniziative per giungere alla desecretazione del maggior numero possibile di documenti, su cui hanno operato in passato varie commissioni di inchiesta, almeno per la parte di competenza della Camera dei Deputati. Intendo oggi ribadire con forza, prosegue la Boldrini, e convinzione questo impegno per una politica trasparente e saldamente ancorata ai valori di libertà e giustizia della nostra Carta Costituzionale. Sono infatti fermamente convinta che passi anche per questa via la possibilità di rinsaldare la fiducia dei cittadini nello Stato e la credibilità delle sue istituzioni. Rivolgo quindi a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Firmato Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati.